si occupa di arte urbana nella sua attività, ha all'attivo varie realizzazioni anche col Comune di Roma nei vari quartieri della capitale, ha realizzato di recente dei murali a Milano, Porta Garibaldi, stazioni in varie altre città della Toscana e dell'Abruzzo. Quindi io prima di tutto vi svelerei l'opera, dopodiché ci facciamo raccontare direttamente da lei, ci facciamo dare una descrizione. Allora, se Maurizio è pronto, speriamo vada tutto bene. 3, 2, 1, via! Io ho chiamato la città dei giochi, insomma, si riferisce a questa città del sorriso, e ci sono sì tanti riferimenti al gioco, dalla scacchiera, un pavimento che è sostituito dalla scacchiera, e poi ci sono riferimenti al festival, per esempio appunto la torre con il naso rosso, i vari palloni aerostatici, insomma, di colore rosso, e il sassofono, perché un altro elemento chiave del festival appunto è la musica, che quindi ho mangiato anche a voi, e la clessidra, perché questo è il 10° anno e quindi per questo motivo ho messo il simbolo del tempo.